Ciao, benvenuti in un nuovo video e oggi sono qua per parlarvi dei nuovi eyeliner di neve, gli Ink Me se non mi sbaglio si chiamano, sì, Ink Me. E, allora, non mi sono stati inviati dall'azienda, questi sono i tester del negozio dove lavoro io. E sono tester praticamente che noi utilizziamo per far provare sulle mani alle clienti da vedere, insomma, così. E sabato sera ha chiuso questi eyeliner, sono usciti se non mi sbaglio il 25, che era martedì, se non mi ricordo male. Comunque, sabato sera, quando abbiamo chiuso il negozio, li ho presi su così da poter testare, perché questa settimana mi avete scritto in tantissime per sapere come sono questi eyeliner, io non avendoli, perché io non collaboro con Neve, quindi tutte le cose che vi ho recensito di Neve sempre, che vi ho fatto vedere, o era perché me le ero comprate io, o era perché avevo preso su i tester dal negozio, oppure qualche cosa me l'aveva regalata Valeria in passato. Solo una volta loro mi hanno regalato una collezione, che è stato quando abbiamo fatto l'evento di neve con Giuliana di Makeup Delight. Mi avevano regalato praticamente la nuova collezione e boh. Però ecco, io non collaboro con Neve, ci tengo a precisare questo perché sapete che vi dico sempre chi mi invia la roba e chi mi invia, o chi invece, cioè, me la compro io. Questo non significa che chi mi invia la roba ha una recensione più buona di chi non me la invia, assolutamente. Per me è stato importante portarmeli a casa così da provarli e da potervi veramente dire in negozio adesso cosa ne penso o cosa non ne penso, perché provati su una mano sono una cosa, provati sull'occhio a parere mio sono un'altra. E loro sono usciti, allora, Neve sappiamo che ha tantissime cose, ha ombretti minerali in polvere libera, ha ombretti in cialda, ha palette, blush, un sacco di matite, mascara, correttori, ha veramente tante cose in gamma, pennelli e tutto, ma non aveva nessuna tipologia di ombretto. Quindi cos'è che hanno pensato bene? Hanno detto, boh, usciamo con gli ombretti e facciamone 10 direttamente. Questi sono i colori degli eyeliner che loro sono usciti in gamma, appunto, che hanno messo in gamma. E sul tappo troviamo questi ghirigori qua, che sono molto carini a parere mio, e tutta la collezione è ispirata, diciamo, all'antico Egitto, perché, come ben sapete, l'eyeliner viene proprio da là, dall'Egitto. E una cosa molto bella che ho trovato è che sono usciti con 10 colorazioni molto particolari, nel senso che non sono le solite colorazioni che si trovano in giro, hanno fatto dei colori molto particolari e alcuni mi piacciono veramente tanto, altri un po' di meno, però non è che per forza mi devono piacere tutti e 10. Hanno una componente bella tosta, sono a base acquosa in pratica. Sono 4 ml, hanno un PAO di 12 mesi, sono vegetariani e vegani. E diciamo che non è male, nel senso che io ho provato anche a struccarli, si struccano abbastanza alla svelta. Poi troverete il video con tutti e 10 gli eyeliner provati direttamente sull'occhio, perché mi faceva piacere farveli vedere direttamente sull'occhio, perché quando io li ho provati sulla mano, purtroppo ho detto no, ma che davvero? Cioè, era impossibile che questo per esempio è il nero, vi faccio vedere. Se voi lo provate sulla mano, dentro
cioè il colore va tutto laterale e dentro vi lascia la riga bianca. Difatti il primo giorno che li ho provati ho detto, bah, non lo so. Poi ovviamente mi dicevo, mi riservo di provarli prima sugli occhi e poi dopo parlarne. Difatti io oggi ho su il loro eyeliner, ce l'ho su già da un bel po' di ore. Ho fatto la prova con il nero perché in pratica è il colore che utilizzo di più. Non mi sono truccata apposta la palpebra dell'occhio, o meglio, ho sotto un paint pot di MAC e sopra un po' di ombretto. Perché non volevo ombretti, volevo vedere se si stampava, se durava e tutto. E quindi ho deciso di mettermi solo eyeliner, mascara e poi vabbè, rossetto, blush e le mie sopracciglia. Allora, cosa dirvi? Vi parlo subito del pennellino. Il pennellino è veramente particolare, nel senso che è un pennellino in feltro e spugnetta, è molto flessibile come pennellino e fa sì che si possa utilizzare il pennellino sia in questa maniera che in questa maniera. Così, non so se avete visto perché o guardo lì o guardo là. Questo pennellino è ottimo per fare puntini. E un po' meno ottimo, diciamo, per tirare righe. Però vi spiego perché è un po' meno ottimo. Allora, la texture di questi eyeliner è un po' particolare. Io che utilizzo tantissimi eyeliner, e voi lo sapete, sono abituata a delle texture piuttosto liquide. Metto l'eyeliner molto liquido, il pennellino scorre, vado, traccio la mia linea tranquillamente e mi esce la mia linea perfetta e tutto, che sia sottile, che sia grossa, comunque una linea perfetta. Questa texture qua invece è piuttosto cremosa. Questa è l'impressione che mi ha dato. Non è per nulla liquida e soprattutto, cioè, come potete vedere qua, cioè, si secca subito, quindi non ci... Vi faccio un esempio, quello di Liquid Flora che è super naturale e super certificato bio e quant'altro, ci va un po' per farlo asciugare, non si asciuga subito. Invece questo qua è super opaco e si asciuga praticamente subito. Difatti di 10 eyeliner 9 sono opachi, uno è leggermente nemmeno metallizzato, comunque poi vedrete, è più scimmerino comunque. Quindi va benissimo che siano opachi, va benissimo che si asciughi così alla svelta, però purtroppo questo pennellino dà una pecca a questo prodotto perché comunque il prodotto dura, tiene abbastanza. Calcolando che ce l'ho suda tanto, ho anche piagnucolato prima, quindi mi si è solo un attimino qua all'interno dell'occhio, cioè è venuto via, però una cosa blanda. Una cosa però che ho notato quando me li provavo e me li toglievo è che se per caso piangete o comunque vi bagnate, se per caso piove, scendono proprio a goccia colorata, quindi non vi consiglierei magari di metterli quando piove proprio, a meno che non avete un ombrellone stra mega giga che vi copra. Allora, sono onesta, come prodotto non mi dispiace assolutamente. Il pennellino mi frena un pochetto perché purtroppo non riesco a tracciare una linea come intendo io, come voglio io. Sopra rimane un po' sempre seghettata, mi avvicino per farvi vedere perché sennò, solo che poi devo rimanere vicina perché da lontana non riesco più a mettermi a fuoco. Allora vi faccio vedere. Ok. La linea è molto bella, come potete vedere, però se vedete bene sopra non è una linea perfetta come sono abituata a fare io, a vedere io.
E qua è dove mi è leggermente venuto via perché ho un po' piagnucolato, però. Allora, secondo me non è un eyeliner che va bene a chi è alle prime armi. Vi faccio vedere anche il pennellino da vicino. Eccolo qua. Questo è il pennellino. Ve lo faccio rivedere qua. Vedete all'interno che comunque rimane questa riga. Se invece fate i puntini, Chiara, non le righette, è perfetto. Allora, io per far uscire questa linea qua ci ho dovuto passare sopra 2-3 volte. È anche vero che aspettate che così. È anche vero che ci sono, allora, tipo il blu, secondo me è quello che è uscito meglio. Questo blu qua che si chiama Giza è secondo me quello uscito meglio perché è quello che lascia subito al primo tocco, al primo impatto, è subito bello. Quindi che dirvi? Io assolutamente comunque non li boccio. Magari direi a Neve di rivedere un attimino l'applicatore, quello sì. Non mi sento di consigliarli a chi è proprio alle prime armi, ma magari chi è un passo più avanti assolutamente sì. Comunque non sono male, perché la durata è questo, io mi immaginavo che mi si stampassero in ogni dove, invece comunque è rimasto. Perciò questa è la mia recensione degli eyeliner, proprio così, detta fuori dai denti di Neve. Adesso troverete un pezzettino di video dove io li applicherò tutti. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito se apri la finestra il mio bacino ti arriva. E se ti è piaciuto il video ricordati di mettere un pollicino in su che mi aiuti a crescere. Ciao!